Il Salento, con le sue bellezze e la sua storia, negli ultimi anni ha subito un notevole incremento turistico. ATO Lecce 1, con il progetto Eco Alberghi, ha l'obiettivo di analizzare l'impatto ambientale del settore alberghiero. Risparmiare, recuperare, riciclare, ridurre, riusare. È il soggiorno a 5R del progetto Eco Alberghi. Ogni struttura dovrebbe adottare le linee guida per contribuire alla riduzione dei rifiuti indifferenziati, facendo crescere il dato della raccolta differenziata. Campagna di sensibilizzazione promossa dal consorzio ATO Lecce 1. Premio giornalistico internazionale Terre del Negro Amaro, la prima edizione, ne parliamo con il presidente del GAR Terra d'Arneo, Cosimo Durante. Un premio rivolto ai tanti giornalisti che raccontano quotidianamente questo grande territorio, un premio per valorizzarlo, per metterlo in evidenza e un premio che si sviluppa in vari modi. Raccontiamolo. Ma è stata un'idea che è venuta fuori dal premio Terre del Negro Amaro che si tiene ogni anno in agosto presso la municipalità di Guagnano e abbiamo voluto intensificare gli sforzi cercando attraverso le immagini ma soprattutto gli appunti di viaggio di tanti giornalisti far emergere con forza l'identità importante se vogliamo di un territorio in forte evoluzione quale quella di Terra d'Arneo, i 9 comuni che aderiscono al gruppo di azione locale. Siamo fortemente convinti che attraverso questi appunti possono descrivere un territorio che si sta trasformando ma soprattutto che sta emergendo sotto diversi profili e tante meraviglie. Meraviglie che stanno ad mettere in evidenza le tante tipicità, le tante identità, le tante peculiarità, dai borghi antichi ai borghi marinari, alle masserie, ai casali, ma soprattutto i tanti prodotti tipici. E basti pensare che in Terra d'Arneo si imbottigliano 5 tipi di DOC, una DOP Terra d'Otranto, ma non solo, il florovivaismo, e le tante tipicità agricole e tanto artigianato leggero, ma soprattutto un'identità forte sotto il profilo dei beni culturali e quindi un sistema ambientale culturale collegato con il parco, con i tanti parchi della zona di Nardò e con l'area marina protetta. Beh, siamo convinti che questo territorio può continuare a crescere ma soprattutto far esplodere in questa bellezza, attraverso questa bellezza un momento di attrattività che certamente il turismo può continuare, il turista intelligente può continuare ad apprezzare. Vitigno Principe del Salento diventa quindi tema di un grande concorso. Spieghiamone per sommi capi il regolamento, come accedere, come reperirlo, come partecipare. Ma è un regolamento abbastanza semplice, anche perché abbiamo voluto collegarlo inizialmente con un educational dove amici e colleghi giornalisti sono venuti da tutta l'Italia, di carta stampata, di giornali nazionali, di televisione nazionale, ma a noi piacerebbe vedere la partecipazione dei tanti nostri giornalisti, anche salentini e non solo salentini, perché attraverso i media adesso, come le web TV ad esempio, si può raggiungere tutto il mondo, una sorta di rete che può rappresentare il valore aggiunto. È un regolamento semplice, basta collegarsi al sito www.terradarneo, che è il sito del GAL Terra d'Arneo. C'è un regolamento dove spiegare le ragioni ma soprattutto compilare una semplice scheda e spedire il prodotto finito entro il 2 agosto, dove una poi giuria di personalità ma soprattutto di competenti valuterà quello che dovrà essere il risultato finale e quindi il premio che sarà consegnato. Quindi partecipate in tanti, cercate il regolamento nel sito ufficiale del GAL Terra d'Arneo, inviate le vostre opere, i vostri racconti, i vostri appunti di viaggio, come li hai definiti all'inizio di questa intervista. Il grande tema, il grande filo conduttore è il Negro Amaro, il Vitigno Principe del GAL Terra d'Arneo. L'appuntamento è per? Il 16 di agosto in piazza a Guagnano, dove ovviamente in questa grande manifestazione consegneremo il premio al vincitore. Ma colgo l'occasione per dire che è in atto anche un altro concorso, il concorso fotografico Terra e Mare, sempre lanciato attraverso il GAL Terra d'Arneo, e troverete il regolamento e tutte le notizie riguardanti ciò anche questo sul www.terradarneo.it, dove attraverso l'immagine di una fotografia può essere descritto un territorio nella sua meraviglia.